Nel nostro paese le idee illuministe provenienti dalla Francia suscitarono un grande interesse. L'illuminismo venne accolto favorevolmente perché dalla fine del Seicento in Italia si era diffuso un clima razionalista che aveva creato i presupposti per la diffusione della nuova cultura. Tale clima si deve principalmente al vivo insegnamento di Galileo e della sua scuola. Tuttavia, la situazione politica dell'Italia era frammentaria, per cui le idee dell'illuminismo furono accolte in maniera molto diversa nei singoli stati. Solo in alcuni di questi, il Granducato di Toscana, il Ducato di Parma e in particolare in alcune città come Napoli e Milano, gli intellettuali potevano diffondere liberamente le idee illuministe e sollecitare i sovrani a promuovere importanti riforme. Rispetto all'illuminismo francese, quello italiano fu decisamente più moderato. Evitò infatti lo scontro frontale con la Chiesa cattolica e la polemica anticristiana. Il principale centro di diffusione delle idee illuministe in Italia fu senza dubbio la Lombardia e in particolare Milano. Qui gli intellettuali non operavano in contesti istituzionali, cioè a stretto contatto con i sovrani illuminati, attenti alle esigenze di rinnovamento e di progresso. All'inizio, infatti, essi diedero vita a un'associazione, l'Accademia dei Pugni, così chiamata perché le discussioni erano molto animate, come se si facesse a pugni. L'Accademia iniziò a riunirsi nel 1761 a casa del conte Pietro Verri. Come i filosofi francesi, gli illuministi milanesi si riunivano in un contesto privato, ma i temi che dibattevano erano di interesse pubblico e, come i loro ispiratori francesi, tendevano a presentarsi e ad agire collettivamente per diffondere i grandi temi del pensiero europeo, con l'obiettivo di formare una pubblica opinione progredita e moderna. Essi si servirono di uno dei più incisivi strumenti di aggregazione e di promozione culturale, una rivista, Il Caffè, che per due anni, dal 1764 al 1766, uscì regolarmente ogni 10 giorni. Ogni articolo della rivista e anche ogni pubblicazione che i singoli intellettuali del gruppo pubblicarono a partire dal 1761 traeva spunto dalle discussioni in casa Verri e ne riceveva un continuo contributo di idee e di suggerimenti. In questo contesto nacque così l'opera più importante dell'illuminismo italiano, il saggio dei delitti e delle pene, pubblicato nel 1764 dal giovane aristocratico Cesare Beccaria. Ah,